Al di là della sostituzione, dico, Noiello, secondo me in questo momento vale, come dicevo la settimana scorsa, dai 15 ai 17 Morel. Perché non gioca? Allora, io posso dire soltanto da quando c'ero io. Dunque, la partita col Gallipoli, lui è stato malato durante la settimana e quindi c'aveva febbre. A Potenza abbiamo fatto una partita tatticamente disposta in una certa maniera, dove il primo tempo abbiamo fatto molto bene. E poi di conseguenza con la Paganese abbiamo vinto, ho preferito anche a Pistoia riproporre questo tipo di situazione. Però al di là di questo, ripeto, Noviello non è che non gioca perché uno, cioè voglio dire, è un giocatore, ripeto, molto, molto importante. Secondo me non gioca perché gioca Morello. Sì, Questi certo, costi so uno quelli. dobbiamo metterlo, non è che, cioè, uno dobbiamo metterlo, non è che poi, secondo me cambia tatticamente proprio, questo è il mio modo di vedere, l'ho detto anche prima, cioè noi in qualche occasione possiamo anche sviluppare questo tipo di modulo, diciamo, far giocare a Noviello, ma succederà sicuramente. Il problema è essere un po' più tranquilli anche in classifica, essere più tranquilli anche nel proporsi verso le squadre avversarie che vengono qui. Contro la Cavese, secondo me, avremmo subito un pochettino, ma questo lo dico serenamente. Allora, Quindi, decripto, adesso andiamo a Foggia, poi c'è l'Arezzo, sì. aspettiamo anno nuovo, No, ma vino Noviello. valuteremo sicuramente settimanalmente quello che succederà. Adesso abbiamo qualche infortunato, cioè, voglio dire, Noviello fa parte di questa rosa non a caso, Noi non è che ci pagano, precisiamo, perché Sì, se no stiamo parlando no, solo di no, Noviello, fino a poco no. cambiamo Vabbè, discorso. tanto, perché poi tra l'altro qualche giocatore lo conosco, Noviello no, non ho mai Non è avuto il mai piacere di venuto. incontrarlo, per È cui... solo perché il discorso è che abbiamo notato, e lei era d'accordo sul fatto che la nostra squadra davanti, al di là dei gol che segna, soffre un po', crea poche occasioni, secondo me quello può Sì, essere. E poi però lascio la parola. con due bravi esterni, poi dopo, no? Perché io questo discorso che avete fatto voi, per carità, lo accetto, però per me non è quello più importante, sinceramente. Perché poi alla fine, quando hai poi due belli esterni che vanno sul fondo, poi... Chi sono? No, ponilo, che anche il gioco sia fatto in base agli uomini, eccetera. Poi noi abbiamo i due alti specialisti. Uno fuori, l'altro che si allena, continua a allenarsi con molto scrupolo, che è molto bravo perché sta allenandosi tanto. Speriamo in Dio. Allora, la domanda era questa: ma dobbiamo continuare a sperare in Dio per quanto lei sappia? Sto parlando della prima punta che per fortuna per il momento, da quando è arrivato lei, non è più entrato. Oppure veramente possiamo pensare che sia stato un acquisto giusto e potrà giocare? Io su questo mi sono già pronunciato, nel senso che lei parla di Riganò, quindi Sì, ti dica no, evidente. Cristian io lo conosco da tantissimo tempo, nelle varie categorie è stato sempre un giocatore che ha fatto molto molto bene. Io in questo momento, secondo me, e l'ho parlato anche con lui, anche oggi, secondo me non è in condizioni di poter giocare in una certa maniera, ecco, tutto qua. Nel momento che Però vedremo che questo succede. Questo sì, Scusa però Enrico, però chi ci vive? Io la gente si chiede, no? ci batto molto su Sei questo. arrivato a agosto, mo siamo a dicembre, non è che Capito? si è rotto un ginocchio, voglio dire. Certo. Ha problemi di condizione. Certo, Vabbè, sì. ma Ma cosa sta succedendo? in 5 mesi non si È ritrova? possibile che un calciatore, un professionista, una persona seria, sicuramente, perché beh, non voglio nemmeno lontanamente immaginare che non lo sia, non riesca e non possa arrivare a quel minimo di forma o comunque di forma sia fisica da poter essere, non voglio dire neanche immesso in squadra dall'inizio, ma comunque preso in considerazione, in seria considerazione, com'è possibile in 4 mesi? Io mi domando, sicuro che non c'è qualcosa che magari non ne freni in qualche modo? No. No, assolutamente, cioè non so a che si riferisce. No, no, Io non mi riferisco a nulla, dico la assolutamente. mia esperienza nell'ultimo mese, posso Certo. sicuramente parlare di questo. Io per rispetto per il gruppo e per tutti i giocatori con cui ho un rapporto molto franco, in questo momento se io non lo vedo in condizioni mi sembra anche, cioè, penalizzante anche per i ragazzi che lavorano in una certa maniera e che sono, secondo me, più in condizioni in questo Ma è momento. logico Questo questo? È quindi logico questo è logico e lo e è più di questo assolutamente. però non posso Ma arrivare io a ci rispondervi, sarà, nel senso voglio dire, che adesso non può io parlare del un lavoro di un altro preparatore, professionista, su. certo, però a chi sta dentro io a chi lo devo domandare? Io lo domando a tutti. Certo. Sono diventato un tormentone il mio, però c'è qualcosa che non capisco, non vivo il Allora, calcio.
mi sta bene, ma ci sarà un preparatore atletico, dei medici, delle cose, no, possibile. Noi... Io immagino che un allenatore debba, anche se è arrivato da poco e sa che ha un pezzo, un teorico pezzo da 90 in rosa, se non morde il freno quasi, vada da chi di dovere e dica, ma insomma, che vogliamo fare qui? Lo dico senza, sì, ecco, certo. In modo molto, molto spiccio. Questi qualcosa diranno, cioè, come ho l'impressione che ci sia, ma non da parte sua, che è chiarissimo, e le scelte, tranne qualche piccola cosa per quanto mi riguarda, sono state tutte, quasi tutte, diciamo, condivisibili, anche nel sistemare immediatamente la difesa, nel vedere dopo alcune cose, nel cercare di coprirsi quando è il momento, senza andare a fare tanti, senza andare a cercare magari dei punti che però ti possono portare, come ha detto giustamente prima. Però mi sembra ci sia come una nebbia, una coltre, un qualcosa che non chiara, non riesco a capire questo. La faccio più diplomatica e semplice. Diciamo che lei è arrivata, ha trovato Rigano a un 10% di forma, poi le percentuali le mette lei. Diciamo che adesso è al 30-40, e a che percentuale lo vedremo in campo? Al 70? Faccia lei le percentuali. Io no, non è un fatto percentuale. Lui, glielo ho detto scherzando, gli ho detto la sfortuna sua che io lo conosco. Cioè io quando ero ad Ancona e lui era dal Taranto, lo stesso proprietario, io ho consigliato al proprietario di questa società di portarlo in Serie B con l'Ancona. Questo, lui lo sa questa cosa qua. E non so se è una sfortuna per lui che lo conosco, però sta cercando di recuperare il più in fretta possibile questa condizione, ripeto. La condizione cos'è? Diciamo, la condizione può essere mentale, può essere sicuramente fisica, ma anche mentale, perché poi... Diciamo, sono di stimoli. Stimoli io adesso... A che punto è? E mi chiede una cosa... È migliorato da quando è qui lei, a livello di condizione. Noi stiamo... sta lavorando con gli altri, e è chiaro che qualche volta fa su certi lavori, per condizioni fisiche, fa più fatica, si sforza a farlo. Quindi questo lo porterà a aumentare sicuramente la sua capacità. Lui non è il primo giocatore che va un anno in Spagna e perde dopo 2-3 anni? Non si capisce com'è. Sì, lui diciamo che me l'ha detto che Spagna non è che abbia lavorato molto. No, cioè, ma in Italia c'è un lavorano. Po' più... C'è anche una cultura diversa. Non lavorano, quindi... perché poi dopo c'è l'operazione Puerto, capito? Sistemano in quella maniera. Però. Cioè se non lavorano in Spagna mi sta bene, però non prendono 15 kg, 10, 12, quelli che saranno... Rispetto 20. Ai nostri... In Spagna non lavoreranno, ma non vedi tu... insomma... No. Rispetto ai nostri, rispetto ai nostri carichi di lavoro. Voglio dire, vabbè. Non è che tu vedi il campionato spagnolo... ma il campionato spagnolo c'hanno altre roba dopo. Sì, eh? Vabbè, comunque... Io volevo dire una cosa che mi fa sorridere. Magari se la dice al microfono. Una cosa che mi fa sorridere, abbiamo parlato di Noviello, di Scappini, di Riganò, che a inizio estate sembravano il nostro attacco mitraglia della Serie C. E invece è uscito dal cilindro Perna. Quindi mi sembra un paradosso. Ci siamo concentrati a parlare solo di loro. Riganò, purtroppo lo aspetteremo, come ha detto il mister. Secondo me l'unica nota positiva da quando è arrivata il tecnico, a parte i risultati che ci danno ragione, questo trend positivo... Direi la maggior convinzione in campo, che non ha portato chissà che cosa, però li vedo, almeno a mio parere, non hai perso più. Però li vedo più tranquilli, però anche domenica. Questi tempi non mi pare poco. Henry, ricordiamoci domenica, il giorno del derby, quello che è successo quando siamo a Sesma. La squadra era andata in bambola. Sparita, non è che era sparita. La squadra messa in campo come è messa in campo adesso... Noi il derby non lo avremmo mai perso, infatti, mai sono perso. D'accordo. È messa in campo in un modo completamente diverso. C'è Torre di Dio in più aiuta. Ma aiuta, aiuta il fatto che mister, tu stai... aiutano. No, aiuta, ma sì. Sei, è vero che aiuta, ma sei più corto. Non fai lanci lunghissimi, giochi palla a terra quando vuoi, fai... E secondo me le pallonate ne ho viste tante, ma anche sul treno. La pallonata quando è il momento va data. Facciamo una domanda al mister, allora. Sì. Che vai. Cosa ha fatto mister per sistemare sta difesa? Perché è una domanda che la stiamo facendo da parecchio. Al di là dei singoli, no? Però è una